Ma il piano da quel momento comincia ad essere considerato, anche se ancora da pochi, come riferimento per le proprie decisioni strategiche, constatando mese dopo mese che molti sono obiettivi possibili. Ai distributori automatici di Centamore, Reavendors e Zanussi rispondono con nuovi apparecchi che consentono ai gestori di ripresentarsi sul mercato con strumenti più competitivi, cogliendo così nuovamente risultati soddisfacenti. Ciò contribuisce a creare un'atmosfera di maggior fiducia nel settore e alla Fiera di Milano dell'84 Reavendors e Zanussi propongono l'elettronica come componente del futuro della distribuzione automatica. Subito dopo arrivano i primi sistemi di pagamento e controllo. Nell'85 le schede della SIDA dell'ingegner Lorenzini. Nell'86 le chiavi della Svizzera Microtronic e della Coges di Schio. Nell'87 le schede della Fage di Gaggiano. I gestori, pur perplessi per doversi misurare con un'elettronica alla quale i propri tecnici non sono ancora preparati, comprendono che questa è la strada giusta per organizzare meglio la propria attività e per qualificarsi finalmente presso l'utenza finale come fornitori di servizi realizzati con apparecchiature tecnologicamente avanzate. Quelli che il piano aveva indicato come possibili obiettivi, ma che la seconda crisi petrolifera aveva allontanato, sono ora realizzabili grazie alle mutate condizioni socio-economiche che anche il nostro paese comincia a registrare. Riparte il boom economico, favorito dalla discesa del dollaro, che abbatte la nostra bolletta petrolifera e riporta la nostra inflazione a livelli europei. Cresce il reddito pro capite, che consente a sua volta l'incremento dei consumi. Gli italiani riscoprono la gioia di vivere e vogliono qualità. Il sindacato vede sbiadire la propria centralità e se l'aggiornamento dei prezzi delle somministrazioni è sempre un momento impegnativo, non è più drammatico come durante gli anni 70. La caduta del dollaro comporta anche la riduzione del prezzo del caffè. Ora sono possibili margini di contribuzione interessanti che consentono il rilancio del settore. La situazione particolarmente favorevole contagia un po' tutti. Tutti sono disposti ad investire e c'è spazio per tutti. I gestori cominciano a considerare i distributori di snack e di bibite refrigerate non più come un male necessario, ma come strumenti di consolidamento delle proprie quote di mercato e di fatturato, al quale riservare attenzioni. Anche l'acqua minerale diventa un'opportunità di business e al mercato si riservano attenzioni pari ai margini che ora consente. Si ragiona sempre più da imprenditori piuttosto che da gestori di macchinette e anche le sedi delle gestioni cominciano a riflettere questo nuovo modo di essere. Tutti si consolidano. Luciano Pensante, con la sua Pronto Food, diventa il re del cioccolato. La Nestlé trova in Mario Motta il manager che la porta alla leadership nel settore del caffè liofilizzato. Da Pavero e Foglia viene ripresa l'idea del caffè in capsule con la Uno per le piccole comunità. Anche i costruttori trovano finalmente una domanda dimensionata alle loro attese e gli acquisti da parte dei gestori ridanno slancio alle fabbriche e favoriscono il decollo di nuove proposte. Nell'86 nasce la Saeco che con Giancarlo Juvara sulle piccole utenze raccoglie risultati da primato. Zanussi diventa leader sul mercato dell'espresso. La FAS ora realizza anche sul mercato italiano risultati che fino a quel momento aveva potuto cogliere solo sui mercati più evoluti del centro-nord Europa. Anche Reavendors vede apprezzare sul mercato nazionale gli apparecchi che prima poteva proporre soltanto sui mercati esteri. La Ducale con la sua macchina rossa affronta mercati più ampi. Nell'88 Coca-Cola decide di ripartire alla grande con gli investimenti e ricorre agli apparecchi dell'americana Dixinarco per riaffermarsi sul mercato.
Nel 1989 Lavazza, volendo entrare definitivamente nel settore della distribuzione automatica, rileva da Pavero e Foglia la 1Per che Michele Motterlini rilancia sul mercato nazionale e da qui su quello europeo. In tutto questo fiorire di iniziative, Confida ha preferito calarsi in un ruolo di collegamento con le altre istituzioni economiche, quali la Confindustria e l'EFFA, di presidio dei fatti normativi mediante rapporti costanti con i vari ministeri e di stimolo della crescita professionale del settore mediante corsi di formazione, fiere e convegni che hanno visto anche personaggi famosi partecipare e dibattere i nostri problemi. Vado qualche sera in Rai, vado tardi, non estraio in trasmissione delle 11, non c'è nessuno, è tutto deserto, uffici, corridoi. E che cosa farei? Quando incontro in fondo al corridoio altre macchine, bibite calde, bibite fredde e qualche parola di solito, insomma mi si rallegra. Al MIDA del 90, la distribuzione automatica italiana può considerare con soddisfazione i traguardi raggiunti e guardare con sicurezza al proprio futuro.